Fase 2 dell'emergenza Covid-19, tante le problematiche che hanno afflitto un po' tutta la nazione e nonché tutto il mondo e anche il nostro Occidente, a soffrirne in maniera particolare tutte le attività commerciali e tutti i lavoratori che a causa di questa emergenza sono stati costretti a stare a casa. A tal proposito abbiamo eseguito un sondaggio ascoltando appunto le loro testimonianze. Le difficoltà sono tante, indubbiamente il commercio è in crisi. Non lo so, speriamo che tutto vada bene e che ci sia una ripresa, altrimenti la situazione è triste, è triste. Lei è, diciamo, il locale è suo, paga un fitto, ha ricevuto i 600 euro, i 2000 euro della regione, no, ne dicono tante. Solo i 600 euro, poi per il resto non ho avuto più niente. Certo che restare a casa per tutto questo tempo. Io lavoro nel turismo come cameriera e quindi avendo dovuto iniziare ad aprile, sì, Adesso la difficoltà è maggiore perché non si sa se si riapre a giugno o... Anche il settore degli stagionali, da quello che si apprende un po' sia dagli organi regionali e nazionali, si stava pensando appunto ad un aiuto, però in tanti ho sentito che ancora non avete ricevuto appunto, niente. Appunto per quello, i 600 euro dell'indennità Covid, purtroppo neppure ai miei colleghi è arrivato nulla, quindi siamo preoccupati anche per questo, perché comunque io personalmente pago un affitto e ho risparmiato quelli di ottobre, ma poi finiscono. Sì, è un po' dura perché non sappiamo se il turista di questi tempi non arriva, inizia a mancare il sostegno, i soldi, un po' tutto. Io ho 3 figlie, non so a fine mese dove prendere i soldi. Conte ci ha stanziato 600 euro, ma 600 euro non si pagano neanche le bollette, cioè non si può vivere così. Praticamente per noi che siamo piccoli commercianti, almeno nel nostro piccolo siamo riusciti a sopperire un po' alla cosa, mentre per altri forse non è stato così, soprattutto per i lavoratori dipendenti, ancora peggio, perché ancora dopo 2 mesi aspettano la prima cassa integrazione, che poi sarà comunque una miseria. Per noi, ti dico la verità, io mi sarei aspettato un aiuto più grande a livello economico, ma dire che questo tipo di aiuto invece che stanno dando tra i 600 euro, poi la proroga ai 600 euro, poi chi parla di fondo perduto, di soldi a fondo perduto, prestiti eccetera eccetera, avrei preferito meno ipocrisia dal governo, cioè non avrei voluto nemmeno averli quei 600 euro, avrei avuto più piacere che avessero fatto del bene, li avessero utilizzati in altri modi piuttosto che vendere aria, cioè praticamente hanno cercato di pararsi nel miglior modo possibile, perché poi il governo tutto sommato non ha questo potere economico che dichiara dappertutto, è impossibile, no? E quindi io da commerciante, da cittadino italiano avrei preferito la sincerità da parte del governo, sinceramente.